Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di Dora and Red. Qui con me c'è il signor Dragonon come al solito. Poi ragazzi, voglio dirvi una cosa. Prima che iniziamo il nostro gameplay su Astroneer, volevo dire una cosa. Ma tutta quella gente sui giochi da tavola a commentare mi saluti. E calma un po' ragazzi. Ok, saluto di nuovo a tutti quanti. Siete veramente tanti e metterò i commenti di tutti nel video. Però cavolo, ci sono alcuni che hanno fatto i trollerini. Che c'è qualcuno nella chiamata TS qui. Non facciamo nomi. Ho fatto Ah, non sei tu Dragonol, è un altro Dragonol che ha scelto il tuo stesso nome casualmente. Poi vabbè ragazzi, saluto anche a tutti quanti gli altri. Mi fa piacere che tutte queste persone mi seguono e appoggiano un canale così piccolo. Tra virgolette, ovviamente. Vabbè, comunque mi fa piacere perché è una cosa bellissima. Quindi questo sarà. Questo video uscirà appena lo finiamo. Poi per quanto riguarda Distrained, che molti me l'hanno chiesto di riportarlo, quindi lo ricorderò in questo video. Domani uscirà il video di Distrained, quindi ragazzi non vi preoccupate. O come cazzo si chiama, non so come si pronuncia quel gioco. Comunque così sta scritto e così lo leggo, senza pensieri. Comunque ragazzi, ritorniamo alla nostra avventura. Nel mentre io avvio il gioco, che cazzo. Eccoci ragazzi, ritornati nella nostra bellissima base spaziale. Ora, nel mentre Dragonol scenderà dallo spazio di nuovo, nel mentre io vi mostro il paesaggio, ragazzi, veramente spettacolare questo gioco. Ogni volta, cioè, io adesso l'ho acceso insieme a voi e credetemi, la sensazione è sempre bellissima, soprattutto la musica di sottofondo, rilassante, c'è questo paesaggio che c'è intorno a questo, diciamo, tutto quello che vediamo intorno è veramente bellissimo. Lasciamo stare questi piccoli bug nel gioco, però va bene ragazzi, sempre bellissimo. Alleluia, comunque. Posso entrare, madonna, guarda, lento. Guarda, adesso ho avviato. Mi è arrivato un messaggio, non so chi sia. Sì, però non creare. Ah, va bene, Twitter, vaffanculo, pensavo cosa fosse. Pensavo qualcuno, abbiamo accreditato 300 euro sul tuo account. Sì. Complimenti. Magari. Minchia, dovrei streamare lì, posso, c'ho il tasto donazioni e quindi potrei dire ragazzi donate se volete. Qui non posso perché tu YouTube. Do io un centesimo se vuoi. Ah, grazie, grazie, ti voglio bene. Comunque ragazzi, a parte diciamo la mia passione per questo gioco, per quanto riguarda la grafica e la musica, il gameplay, devo dire, devo essere sincero, per quanto riguarda il gameplay, salutami nel video. Gay, basta! Aspetti. Comunque ragazzi, a parte questo, anche il gameplay in sé è veramente carino. Anche se siamo ancora una versione iniziale. Il gioco è uscito da poco, come sapete, a dicembre. E per quello che ha, può regalare belle emozioni. Figuriamoci quando sarà tra un anno o due anni completo. Questo gioco potrebbe regalare veramente tante cose. Sono felice che hanno creato un gioco del genere. Sono felice che questo regalo proviene dal cuore delle persone che voglio bene. Ovviamente non io, è, non è Drago. Cioè, non l'hai regalato tu, però sarebbe stato carino da parte. Te l'ho anticipato, però. Ah, vabbè, me l'hai anticipato, sì, questo è vero. Minchia, quanto lo odio inizialmente quando lagga così tanto. Aspetta, cioè, si è proprio bloccato il gioco. Ok, ora no. Ok, raga, se vedete il gioco che a volte lagga, si blocca, non ci posso fare nulla perché non è colpa mia. Cioè, questo gioco già sto già sto registrando, quindi è il doppio più pesante del solito. Dove è scomparso qualcosa che... No, sei serio? Dai, dimmi che stai scherzando. Che cazzo è sto coso? Ma ancora deve entrare. Sì, ho capito che tu non devi entrare. Cioè, se ti dico che è scomparso il coso elettronico, non è che ce l'ho addosso. Vabbè, va bene. Ragazzi, non so come sia successo, ma è scomparso. Andiamo a prendere l'altro. Ok, come stavo dicendo, se a volte vedete che... Ma come l'ha portato indietro? Siamo seri? No, Dagron, devi vedere questo video appena puoi. Vediti questo video e vedi cosa è successo. C'è che è successo qualcosa che non dovrebbe, però va bene. Ritorniamo al... ecco qui. Allora, riesco a mettere l'energia, porco... Ok, messo.
Finalmente sono riuscito. Dove stanno le mie cose? Io ho lasciato le mie cose. E vedi, stanno tutte a terra e messe a caso ovunque. Vabbè, comunque stavo dicendo, tornando al discorso di prima, ragazzi, per quanto riguarda se a volte il gameplay si può bloccare, cioè più che altro il videogioco si blocca e tutto, so che non, il mio computer non è uno dei più potenti computer, però è anche il gioco che dà problemi, perché giustamente ci sono giochi più pesanti che ci gioco tranquillamente, non mi lagga così tanto. Questo qua purtroppo, essendo ancora una versione anticipata, è normale che ci siano piccoli problemi. Però devo essere sincero, dall'ultimo aggiornamento ci sono meno problemi di, per quanto riguarda il blocco del gioco. Credetemi, era peggio e non facevo gameplay, quindi figuratevi. Vi ricordo che comunque fare gameplay sforzi di più sia la CPU che la scheda video, insomma. Quindi, ahimè. Ovviamente è una CPU buona per la scheda video. Vabbè, tu sei... Ma perché sei geloso? Comunque dobbiamo costruire... Cosa abbiamo fatto fino adesso? La macchina della ricerca. Cosa dobbiamo costruire? Smetti di buttarmi... Non ci abbiamo resina, giusto? No. Io vorrei andare sotto terra. Che bello andare sotto terra. Anzi, veramente ci dovremmo fare la base, così sotto terra. La porto direttamente sotto terra. Ah, questo si potrebbe fare, più che altro però serve resina. Vado un attimo a cercarla nel caso. Allora, facciamo una cosa, mo... Che cazzo? Ok, torniamo un attimo indietro. Ok, ora in teoria ha smesso proprio di fare... blocchi... Ok, stavo scherzando. Aia. Ho parlato, stavo scherzando, ma adesso stava andando bene. Torniamo indietro. Va bene... direi di usarne uno qui. Porca puttana. Cosa porca puttana? Io sono caduto in una miniera. In una miniera abbandonata. Uno mettiamolo qui. Andiamo a prendere. Comunque sta per sorgere il sole, quindi una cosa buona almeno. Posso okay, prendere resina. Ti odio. Di qua l'ho fatto una strada per risalire. Cosa? Ma... Oh! Che c'è? Ah, ma che cazzo! Si è buggato la E! No! Questo... Ti giuro, questo gioco è bello anche con i... È bello anche con questi bug. Oh! Non riesco! Cosa non riesci? Mi continua a distruggere tutto. E vabbè, ma sono dettagli della vita, ora costruiamo questo coso. Spero che almeno ora non ti lamenti che abbia costruito questo coso qui. No, allora, cagare. C'è il fonditore, ricerca con busti... Allora serve. Ho provato una ventina di ricerche. Ma non ci abbiamo rame, abbiamo solo uno. Quindi in teoria potrei... facciamo inizialmente il fonditore. Una ventina di ricerche. Vabbè, io nel mentre ho costruito già il fonditore. Dimmi, bastano una ventina di ricerche. Non è che ci siano così tante ricerche in questo in questo gioco qui attualmente. So solo che si dovrebbe dire di far in modo che le ricerche siano un po' più rare. Perché già si trovano come se si trovano più le ricerche che il resino composto. E non sto scherzando. Ne trovo 50. Dai, ne puoi esagerare. Quanta cazzo? Io ho trovato una caverna, non so se sei andato qui. Non credo, perché sicuramente saresti già morto senza respirare. No, io me la sono creata una caverna, prego. Ah, ok. Ho trovato un bel po' di resina, quindi... Non fa le cose da sé, non è... Vabbè, ragazzi, per il momento abbiamo... Diciamo che la base sta venendo bene. Più che altro no, è... No, ma che gara, tu l'hai rovinata, che sei? Si deve trovare rame, sei solo geloso. Invece è più figa così, è bello che è messo tutto a caso. Perché ti sembra proprio una base vera. Ma tu ti lamenti sempre. Sei un bambino con il ciclo, insomma. Allora, un bambino con il ciclo, mai sentito una cosa del genere? Perché sei gay? Allora, serve rame. Ma tu stai laggando, secondo me. Perché ti sento laggare tantissimo e non riesci a fare le cose. No, non è laggare questo. Guarda il mio ping su TS, non sto laggando. Ma io da TS ti sento sempre laggare. Secondo me hai qualche problema di piccoli lag. C'è una ricerca lì. No, è che io smetto di parlare, poi il microfono si toglie, poi si mette e poi si toglie. Ti giuro, sembra che stai laggando. No, non l'abbiamo mai
Comunque se vedi che l'energia se ne va, E ci comunque. vuole alluminio. Te pareva che non ci voleva qualche risorsa particolare? Ma da queste risorse trovarle non è molto facile. Solo che in teoria queste risorse le cerca sempre il signor Dragono. Solo E che dove mi sono buggato in miniera? non è una novità, insomma. Ah, io ho preso un po' di ossigeno, così vado un po' in ricerca. Vediamo se trovo qualche caverna interessante. La mia è interessante, è piena di cose, però il problema è che vorrei portare prima queste due ricerche sopra. Non mi Madonna. vuoi. E devono sistemare questa cosa delle ricerche perché è impossibile giocare così. No, comunque basta farsi una base sotterranea e le porti direttamente là sotto. Madonna, quanto è enorme sta caverna? No, no, non buggarti, per favore. No, questo bug no, please, ritorni sopra. Non Fermo, devo fermo, non premere fare niente, niente, non vero? fare Ok. niente. Poi ti ritorno. Quando sei quasi al suolo, ti ritorno. Comunque sto facendo una ricerca. Io non so se potrò vederlo. Filtri abbiamo sbloccato. Ok, sto ritornando sopra. Cioè, Vabbè, appena torni fai l'altra, io vado sotto in mira. ragazzi, Comunque. questa tipo è un'esperienza anormale, insomma. Andate a vedere cosa sta succedendo. Ritorni sopra! Ok, ora sto ritornando sopra. Spero che non finisce l'ossigeno prima di tornare. Ok, ho capito che questa grotta non è accessibile. Sono Vieni nella morto! mia Ma sono tomba che morto! sono pure No, dai, non posso morire così. No, ho perso tutta la roba, avevo un sacco di composta e resina. E avevo l'unico pezzo di rame che avevamo addosso. Io adesso lo eliminiamo. Ora non mi piacciono più questi bug. Ah, questi bug. Che palle, dai, no, questa cosa no. No, dai, no. No, ci sono rimasto di merda, non è possibile. Io ho trovato un satellite. Sono rimasto veramente male. Cioè, non, dai, come la recupero ora quella roba? Non so nemmeno dove sta quel bug. No, dai, che palle. Vabbè, guardiamo il lato Davvero in positivo. questo satellite non c'è niente? Tipo di diritto. Dai, perdere quasi tutto, no, che palle. Non ci sono mai rimasto così male in tutta la mia vita. Mi Il spiace, ho visto. silenzio tombale ormai è rimasto nel mio cuore. Vabbè. Cioè, perdere quasi tutto Ma è brava, giorno bruttissimo. oppure no? È notte. E io ora prendo resina. Almeno quelli. Madonna, che senso tiene fare un satellite e poi non c'è un cazzo dentro il satellite? Che ne so, ma tu mi fai domande strane. Io ci sono rimasto male per quella cosa e quindi non ho idea cosa potrebbe succedere oltre questo. Oh, ma dormire sto gioco, io voglio vederlo finire, sto non facendo niente. Tanto bene. Ma non è colpa mia, cioè perdere quasi tutto. Dai. No, l'alluminio era quello giallo o quello Alluminio è quello rosa, se non mi sbaglio. Quello giallo è il rame, serve rame. E servono entrambi, insomma. Ma dove stai tu? Scusami, dove sta sta caverna? vicino a casa, seguitete. C'è una fila di tether, giusto? Ce ne sono, sì. Cioè, no, forse due. No, una. Qui Vabbè, ci sono comunque una altre porta sottoterra. Non è molto lontana, cioè fai due passi e la vedi tutta. Quindi o la trovi o si piega. tether. Ho trovato una caverna, non credo che sia una caverna. O forse sì. Oh, se è piena di tether è la mia. E Ma no, quasi fermo nei tether. allora non è. E vabbè, andiamo a aiutare almeno il signor Dragonol a prendere materiali. Ormai persi quelli, abbiamo perso la vita. A parte che serve la stampante assolutamente. Vediamo il buco scavato da Dragonol senza i bug. Mio del buco, minchia. Prepara. Ah, quella è un'astronave. Aia, le corna. Allora, come scavato strano. Devo fare pure una scala per scendere.
Aia. Sento qualcuno che si rompeva le cose. Basta. Fuck. Non c'è niente, è inutile che la guardi. Ecco il bug di nuovo. Nessuno. Porco giusto, questo gioco è pieno di bug. Ancora, è fin troppo. Meme. Hanno fatto una nuova cosa. Guarda. Praticamente quando muore una pianta si crea il seme. LOL. Ah, qualcosa non è un aggiornamento. Si può usare, si può usare. È una. Che figata. Se guardi è tipo un coso, non so. Forse possiamo creare le piante. Io prendo questa roba. Tipo studiarle, non so. Ma è scomparso! Stava qui il se! Ormai qui scompare tutto. Ma era il mio. Era tipo la mia pianta. Anche bellissimo questo satellite. È enorme anche se non c'è niente. Ma è controllato. Ma lo posso proprio mettere nel coso. Nello zaino il seme. Forse l'hai piantato in questo momento. No, sta nello zaino. L'avevo messo nell'altro. Ah, ok. Wow. Anche ragazzi. Ok ragazzi, ci fermiamo qui. Questo gameplay è venuto un po' laggoso, buggato, lo so. Ma non ci posso fare nulla, sto gioco è ancora pieno di... gioco buggato. È pieno ancora di problemi, però ci giochiamo comunque. Nel mentre c'è anche la tempesta. Ogni volta che dobbiamo staccare viene una tempesta. Fortunatamente siamo perché sottoterra. Perché non vogliono ti staccano. E vi spiego perché rimaniamo sottoterra e non salutiamo da sopra. Per il semplice fatto, nel prossimo gameplay andiamo in esplorazione di questa caverna per trovare i materiali che ci servono. È sempre interessante, soprattutto per il satellite che abbiamo trovato. Sicuramente ci sarà qualcosa di importante. Quindi ragazzi, ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti da Doran Red e poi c'è? Un cazzo, è Dragon. Tu saluti sempre bene, mi ricordi tanto Arcanthos. Tra tutti e due non so chi è che saluta peggio. Bene ragazzi, ci vediamo la prossima volta, ciao a tutti.